Ha vinto a sorpresa Matteo Salvini. Facciamo le cose bene, abbiamo proprio un annunciatore per questo evento e allora sentiamo questo annuncio. Amici di Radio 105, è con grande onore che vi dico che il vincitore della Falafel Cup 2015 è Matteo Salvini! Pronto! Pronto! Pronto Matteo! Eccoci qua! Buongiorno, buongiorno! Allora, dopo questa vittoria, come ci si sente dopo aver vinto la Falafel Cup? Qualcosa che ti cambia, qualcosa che rimane dentro. Io, scusate i rumori sottofondo, ma sto cercando di cambiare il pannolino alla bimba che non ha nessuna intenzione di farselo cambiare. Ovviamente, ma adesso che avrai vinto la Falafel Cup lo puoi fare con un altro umore. Lei non ha ancora capito la portata di questo video. Ma qual è stato l'avversario più difficile da battere? Non so, Benzema, Carlo Conti? Che io me ne sono accorto verso la fine, quindi non avevo capito di che cosa si trattasse. Però siccome sono persona intelligente, al 3000esimo kebab che mi trattavano sulla pagina mi sono posto il problema che ci fosse qualcosa. Tu sei finito in finale praticamente con Carlo Conti e Karim Benzema, l'attaccante del Real Madrid, e ovviamente l'hai spuntata tu, quindi non era i facile kebab, però anche per Carlo Conti era favoritissimo, sono abituato a partecipare ma a vincere, e quindi anche perché peraltro facendo inorridire qualche mio amico, il kebab ogni tanto lo mangio. Nonostante dentro si veda su internet che viaggi di tutto sulla composizione, però chi se ne frega, il gusto è buono. Il gusto è buono, invece, giustamente. Invece le falafel? Quelle? Anche. No, ma io dal punto di vista culinario non mi fermo davanti a niente: indiano, messicano, cinese, coreano. di tutto. Giusto così. Ma allora, la carrambata è questa, sì, Matteo. Perché noi abbiamo in collegamento i ragazzi di Calciatori Brutti. Anche che quindi non abbiamo il potere di nominarti vincitore senza non calciatori. Non brutti. Ci permetteremo mai di fare una cosa del genere. Allora, in collegamento con noi gli admin di Calciatori Brutti. A nome di Calciatori Brutti e della Feder Kebab siamo onorati di consegnarle il trofeo più ambito d'Europa dopo il campionato di Rutti Indoor di Civitanova Marche. Certo. Oggi è l'Italia a sorridere, perché finalmente il grembiule di Falafel Champion torna a casa nostra. Viva il kebab! Viva il kebab! Viva l'Italia! Ecco, allora, questa è stata l'incoronazione ufficiale di Matteo. Quindi Matteo adesso ufficialmente sei il vincitore, è proprio stato coronato anche da loro. Però noi Autogol abbiamo anche la fortuna di avere dei personaggi famosi che intervengono spesso nella nostra trasmissione. Il primo è il CT dell'Italia, Antonio Conte. No? Tu segui il calcio, Matteo, giusto? Io odio tutto quello che non è Milan. Però Antonio Conte è allenatore della nazionale italiana, quindi sicuramente lo segui con passione, no? Assolutamente no. Benissimo. L'allenatore della Juve non ho nessuna simpatia. Voleva però intervenire. Possiamo mettervi in contatto un attimo? Proprio deve. Ok. Mister, prego, Mister Conte. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo fare grandissimi complimenti a Matteo per questa vittoria. Sì. Una competizione super straordinaria, la Falafel Cup. Io con le coppe non vado d'accordo. Lo sappiamo. Però tu invece l'hai vinta, ecco, quindi ti fa onore questo. E per questo, caro Matteo, dopo questa vittoria volevo convocarti in nazionale. Hai sconfitto un grande avversario, Carlo Conti, che è mio cugino. Cugino africano questo. Anche perché in caso di vittoria Conti Tavecchio non avrebbe mai convocato. Per i motivi problemi cromatici, insomma, assolutamente non avrebbe convocato. Tu invece tutti i requisiti per la nazionale, Matteo. Se vuoi ti aspetto a Coverciano. Matteo ci va in nazionale? Non va bene, ma non è un problema. Ci gioca pure Abate in nazionale, che anche lui non gioca da una vita, va tranquillo. Non è un problema. Visto allora che sei milanista, ti facciamo parlare con l'allenatore odierno del Milan, che è Sinisa Mihajlovic. Ciao Matteo. Allora ti dico una cosa, guarda, siccome a me non me ne frega un cazzo che hai vinto la Falafel Cup, però so che sei tifoso del Milan, no? Sì. E allora ti volevo invitare a Milanello, però mi deve promettere che non porti la ruspa. Perché non tanto per me, che Mihajlovic mi dà una mano a guidarla. A occhio ti do una mano a guidarla io, sì, ma il problema è che voglio portare il nostro re Zlatan, che non vuole venire per la ruspa. Lui si incazza e ha un carattere molto difficile. Magari litigate, fate anche cosa, finisce con Spacco Bottiglia, ma sua famiglia. Meglio di no. Di fronte ai Draipovic me la do a gamba. Me la do a gamba.